Sony Alpha 7C. Questo è il mio primo full frame che ho acquistato all'incirca 6 mesi fa e oggi voglio dirvi cosa penso di questa macchina fotografica dopo 6 mesi di utilizzo. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo della Sony Alpha 7C dopo all'incirca 6 mesi di utilizzo. Questa fotocamera l'ho utilizzata per qualche escursione fotografica e molto spesso, anzi sempre, per registrare i miei video su YouTube. Adesso sto registrando con Panasonic G9, quindi il colore sarà leggermente diverso rispetto a quelli ai video precedenti, ma volevo avere la fotocamera in mano per presentarvela al meglio. Come prima cosa iniziamo a vedere le caratteristiche di questa Sony Alpha 7C. Se le conosci già puoi skippare con la timeline più avanti dove parlo dei miei pro e contro di questo corpo macchina. Sony Alpha 7C è una macchina fotografica full frame mirrorless con un sensore da 24 megapixel. Il range ISO del sensore va da 50 a 204.800 e in un video ho testato la resistenza di questo sensore e se siete interessati vi lascio qua il link. Il sensore è stabilizzato. E la mount, cioè l'incastro per le lenti, è un Sony E, quindi se avete altre lenti Sony con questo aggancio, diciamo con questo attacco, le potete utilizzare su questa macchina fotografica. L'autofocus è pazzesco e ha 693 punti di messa a fuoco, quindi copre tantissimo dell'immagine che noi stiamo vedendo. È in grado di registrare video in 4K a 30 fps, appunto con un'ottima messa a fuoco, e per quanto riguarda il reparto foto ha una raffica di 10 fps. Il display LCD è full articolato e questo è uno dei motivi per cui l'ho acquistata, molto utile e molto comodo. E la risoluzione di questo display è 640x480 pixel. Il mirino è un mirino, ovviamente è un display perché è una mirrorless e ha una risoluzione di 1024x768 pixel. La batteria è da 16,4 watt/ora e il corpo è totalmente tropicalizzato, quindi non teme, diciamo, l'umidità e la polvere e gli schizzi d'acqua. Ovviamente se la pucciamo in acqua non è proprio l'ideale, anzi non fatelo, però resiste agli schizzi d'acqua. Pesa all'incirca 510 grammi e le dimensioni sono 124, 60 di spessore e 71 di altezza, quindi è un corpo molto piccolo. Ma adesso andiamo a vedere cosa ho apprezzato di questa macchina e cosa no. Naturalmente quello che ho apprezzato di questa macchina fotografica è la qualità del sensore. Sony si sa che fa dei sensori eccezionali e anche questo non è da meno. A parte il range ISO che è pazzesco e la resistenza comunque ad alti ISO senza andare a 204.800 che è un valore vabbè inutilizzabile, però reagisce molto bene alle basse luci e ho fatto qualche scatto in Toscana e non c'è un filo di rumore, quindi complimenti per questo sensore. Un'altra cosa che apprezzo è la stabilizzazione del sensore che funziona abbastanza bene. Non è delle migliori che ho visto in commercio, per esempio Panasonic G9 è molto più stabilizzata, ma comunque fa un ottimo lavoro. Dobbiamo tenere conto che questo è un sensore full frame, quindi molto grosso e ingombrante, mentre Panasonic G9, avendo un sensore un po' più piccolo, essendo micro 4 terzi, ha molto più spazio per potersi adattare nel corpo macchina. E un'altra cosa che apprezzo di questa macchina fotografica è che è molto piccola e compatta, l'ho acquistata apposta, quindi si fa proprio fisicamente fatica a stabilizzare il sensore in uno spazio così piccolo. Come vi dicevo, una cosa che apprezzo molto è il peso e le dimensioni, perché sono equivalenti o comunque molto simili a una APS-C. Per esempio Sony 6004, che è una APS-C, ha più o meno lo stesso peso perché all'incirca pesa 410 grammi e le dimensioni sono molto molto simili. Quindi, considerando che questo è un full frame, ha delle dimensioni e un peso veramente contenuto e l'ho acquistata proprio per questo motivo. Apprezzo anche la tropicalizzazione, perché così non devo pensare troppo all'umidità, alla polvere, se l'appoggio in terra, se l'appoggio sul bagnato. È una feature molto importante secondo me in una macchina fotografica per poterla utilizzare un po' in tutte le situazioni e
devo dire anche che una cosa positiva è la batteria, pur essendo piccola, perché non è molto molto grossa, è abbastanza piccola, è come quella di Panasonic G9, anzi un po' più piccola, comunque reagisce bene e tiene bene la carica, perché io utilizzandola per fare video in casa comunque riesco a fare 4, 5, 6 video senza mai finirla e registro anche per magari un'ora, un'ora e mezza, quindi complimenti per la batteria. Come abbiamo visto nelle caratteristiche, la mount per le lenti è una Sony E. E una cosa che apprezzo tanto, che è un'altra cosa che mi ha fatto scegliere Sony, è la quantità immensa di marche, lenti, ottiche, focali diverse, zoom diverse, aperture diverse, che hanno questi attacchi. Perché Sony ha lavorato tantissimo, oltre che all'interno, anche all'esterno, con marche competitor, per fare lenti per questa macchina fotografica. E quindi un altro motivo per cui ho acquistato Sony è l'enorme e illimitata quasi gamma di lenti che ci sono per questi corpi, ed è una cosa che apprezzo parecchio. In più ha una buona risoluzione video, perché 4K a 30fps vanno bene, non posso dire ottima perché adesso fuori ci sono macchine che fanno 6K o addirittura 8K, però 4K a 30fps è un video totalmente rispettabile. E come rapporto qualità-prezzo possiamo dire che ha un buon prezzo. Quando l'ho acquistata io, solo il corpo l'ho pagato all'incirca 1500 euro sui Global Center, che è un sito che ha chiuso. Oggi si trova a 1600-1800, perché un po' con i prezzi che sono aumentati, un po' col fatto che non si riesce più a comprare su determinati siti della Cina perché sono stati chiusi. Comunque ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, forse l'ho anche pagata un po' meno di 1500 euro. E adesso arriviamo ai lati negativi di questa macchina fotografica. Cosa avrei preferito avesse, o cosa ha e avrei preferito fosse fatto un po' meglio. La prima cosa di cui ho sentito tantissime persone lamentarsi e criticare Sony è la gestione dei menu interni. I menu interni sono gestiti male, hanno tantissime voci, hanno tantissime sottocartelle, di spostati di qua, spostati di là. Insomma, i menu sono veramente un sacco complicati e anche il menu rapido è molto complicato. Quindi chi inizia a utilizzare Sony è totalmente spaesato da questa macchina fotografica. Ci vogliono 2 mesi minimo di utilizzo per capire un po' dove sono tutti i vari parametri e cosa fanno. Mentre questa cosa con Panasonic G9 non l'ho riscontrata, perché mi sono trovato subito a mio agio che con 2 tasti si riesce a fare tutto. Questa è molto più complicata. Ho sentito che gli ultimi modelli sono stati modificati, hanno rivisto il layout dei menu, ma questa è ancora il menu vecchio e è complicatissimo navigarci dentro. Infatti uso pochissime funzioni, essenzialmente la uso in manuale e ciao. E un'altra cosa che non è comodissima è la disposizione dei tasti. Si fa fatica a capire che tasto fa che cosa, sono tutti un po' configurabili, un po' no, ha pochi tasti. E una cosa che anche molti altri, praticamente tutti utilizzatori di Sony Alpha 7 C si lamentano, è che abbiamo solo questa ghiera dietro per poter regolare i tempi di scatto. E dobbiamo usare questa rotellina, che è molto scomoda, specialmente se stiamo fotografando con una mano, per modificare le aperture. Sarebbe bastato semplicemente aggiungere una rotellina qua davanti, come hanno le macchine un po' più avanzate. Si aggiungeva una rotellina qua davanti e tutti gli utilizzatori sarebbero stati molto più contenti. E proprio la disposizione dei tasti non è delle migliori. Un'altra cosa che, questa la devo mettere nelle cose negative, ma sapevo già a cosa si andava incontro essendo un corpo così piccolo e compatto: il mirino è praticamente inutilizzabile perché è piccolissimo, posizionato per di più in una posizione scomoda, cioè lateralmente. Se apriamo il display e guardiamo il mirino non riusciamo perché sbattiamo col naso, quindi a questo punto, a mio parere, si poteva anche evitare di metterlo proprio il mirino, perché tanto è quasi inutilizzabile. Io l'ho utilizzato forse una volta, ma forse, perché altrimenti si utilizza solo il display.
È scomodo, è brutto anche da vedere, quindi si poteva tranquillamente non mettere. Chi voleva aggiungeva un monitor esterno e basta. Comunque è una cosa che va detta, è scomodo, non lo utilizzo mai, si poteva anche non mettere. Mirino pessimo. Un'altra cosa di design, ma è sempre data dal fatto che deve essere una macchina compatta, è l'hand grip. L'hand grip è molto piccolo, si fa proprio fatica a tenere, bisogna quasi tenerla in questo modo, ma facendo così non riusciamo a premere i tasti e quindi dobbiamo quasi sempre usare due mani. Essendo una macchina fotografica lenta, sarebbe anche comoda da utilizzare una mano, bastava fare semplicemente l'hand grip un pelo più grosso. Ho visto molti che aggiungono un rig esterno per avere un hand grip decente, ma bastava farlo nel corpo macchina. Capisco che volevano stare contenuti con le dimensioni, ma considerando che comunque una lente quasi sempre sulla macchina fotografica è montata, se anche qui uscivano 2-3 cm in più non sarebbe successo nulla. Comunque, va bene, non va bene. È molto personale questa cosa, io avrei preferito un hand grip migliore. Per esempio quello di Panasonic G9 è bellissimo, però abbiamo un corpo molto più ingombrante come dimensioni. Appunto, siccome l'hand grip è scomodo, se su questa macchina fotografica molto piccola andiamo a montare un teleobiettivo, che magari è grosso così, l'utilizzo diventa molto complicato, perché il corpo è molto piccolo, si fa fatica a tenere, bisogna tenere la lente in posizioni strane, diverse, se poi c'è raggiungere i pulsanti si fa fatica, se facciamo bird photography o caccia fotografica dobbiamo utilizzarlo in questo modo col mirino che è scomodo. Insomma, questa macchina va a targettare un tipo di pubblico che quasi sicuramente non è il pubblico che fa caccia fotografica o usa teleobiettivi. Va a colpire quella fascia di pubblico che è interessata a fare video, fare vlog, portarsela in giro facilmente magari in tasca o in borsa senza doversi portare lo zaino. Quindi è un punto che va detto, ma sappiamo bene che il target di questo corpo macchina non è un pubblico che ha determinate necessità, diciamo. E per lo stesso motivo questa macchina fotografica ha una raffica lenta, perché 10 fps per chi fa caccia fotografica o fotografa auto o sport sono veramente molto pochi. Si poteva fare di più essendo una mirrorless, quindi secondo me tranquillamente sarebbe potuto arrivare a 24 fps, probabilmente l'hanno voluta tenere così bassa anche per far capire a che pubblico è indirizzata questo corpo macchina. In più ha solo uno slot per una sola SD, quindi anche qui andiamo a targetare un pubblico che non ha la necessità di avere due slot, che magari lavora tanto con la macchina fotografica e rischia di bruciare le schede o ha bisogno di tanta capacità o comunque un backup, un JPEG e un RAW. Insomma, tutti questi ultimi punti negativi sono proprio dati dal fatto che questo corpo nasce per una nicchia di interessati a questo genere di macchina e non è una macchina all around, cioè non tutti sono interessati a questo corpo per questo tipo di caratteristiche. Per arrivare alle conclusioni di questo video, che forse si è allungato un po' troppo rispetto a quello che credevo inizialmente, ma ci tenevo a dirvi tutti i particolari di questa macchina fotografica, vi dico che è un ottimo corpo se rientra nella vostra, diciamo, nicchia di interesse. Se non fate caccia fotografiche, non avete lenti teleobiettive, questo corpo fa per voi. Se non utilizzate il mirino spesso, come io non ho praticamente quasi mai utilizzato neanche su Nikon D5006, questa macchina fa per voi. Se fate dei video e avete la necessità di un buon sensore stabilizzato e un'ottima messa a fuoco, questa è la macchina che fa per voi. Se fate foto utilizzando il display va benissimo, ha un ottimo range ISO, quindi va bene per un tipo di pubblico e non per tutti. E l'amatore medio, il fotografo medio, apprezzerà questo corpo macchina, perché io lo apprezzo, tranne qualche piccola sfumatura come i menu, che diciamo è la parte che mi pesa un po' di più. Diciamo la parte più negativa che io ho trovato è quella dei menu e della gestione dei tasti dell'interfaccia. Tutto il resto, tutti gli altri contro che ho trovato, sono solo sfumature per l'utilizzo che ne faccio io, ma era giusto elencarli tutti.
Il video di oggi termina qui. Se hai trovato qualcosa di utile e interessante, fammelo sapere con un like per sostenere il canale. Se hai qualche dubbio, perplessità, domanda su questo corpo macchina o su qualsiasi cosa della fotografia, scrivimi qua nei commenti o contattami su Instagram, nicolas.toninelli. Iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!